abbiamo deciso di fare cibo reale vis cibo gommoso. Un super video, infatti è anche un'altra tipologia, perché questa qua, come sapete, come dato che ci seguite ogni giorno, noi facciamo sempre i vlog in giro. Esatto. Così. Oggi siamo seduti. Ragazzi, questo è il nostro ultimo video qui in America. Esatto. Se non avete visto tutti gli altri video fatti in America, andateli a vedere. Perché sono soprattutto bellissimi. Nell'ultimo video abbiamo trovato un negozio di caramelle, cose gommose. Che ovviamente, se non avete visto quel video, ve lo mettiamo qui sopra perché è spettacolare. Siamo andati a Coney Island, raga. Chi ama GTA come me, aspettate, scusate, si vede? Quel posto assomiglia a GTA. Ebbene, proprio lì abbiamo trovato del cibo gommoso. Super gommoso, gigante, gommosissimo, gigantissimo. E quindi abbiamo deciso di fare cibo reale vis cibo gommoso. Esatto. Ok, in cosa consiste? Ci sarà il nostro super Tony. È una challenge. Questa è la nostra prima challenge vera e propria. Esatto, io sono un esperto di challenge. Cioè, io no, infatti dovrà darmi. Lui mi dovrà dare una dritta. Sono un veterano io. E oggi ci sarà il nostro super Tony in veste di cameriere. Lo zio d'America, esatto. Che ci porterà qua davanti a noi senza che noi lo sappiamo. In veste cameriere. Esatto, ci porterà a una persona al cibo reale e all'altra al cibo gommoso. Sono identici, siamo andati a prendere uguali, cibo gommoso e cibo reale identici, ragazzi. Ci abbiamo messo veramente un sacco di tempo. Non perdiamoci in chiacchiere, presentiamo il nostro super Tony cameriere. Aspetta, lo chiamiamo? Tony! Come on, Tony! Arrivo. Benvenuto! Le commenti già ci ha portato qualcosa. Già si inizia. Ma di parte è che, ecco, se faccio tutte le volte così non so. Sei cosa indicato? Non so cosa. No, io prendo questo. Io prendo questo. Ok, perfetto. Ok, la ringraziamo, grazie. Ci mancherebbe. Come avete visto, Tony ci porterà qua davanti a noi questi due piatti. Queste. E dentro c'è il cibo, ovvero o gommoso. Esatto. Sei pronta? Allora aspetta, io provo a fare il test del peso. Mio peso, non mi sembra così leggero. Che è capitato a me gommoso. Vediamo. Comunque noi assaggeremo tutto ciò che ci troviamo davanti ai nostri occhi, ok? Quindi siamo pronti? Siamo pronti, iniziamo? A me capita quello gommoso, tu non l'assaggi? No, tu assaggi quello che è davanti, io assaggio quello che è davanti. Ok, perfetto, va bene. Un assaggio. E quindi e rosico se è qualcosa di più buono. Sì che rosico, no, questo è il bello della sfida. Vai. Ragazzi, prima di iniziare mettete subito un like e iscrivetevi al canale. Esatto. 3. E condividete questo video. 3. 2. 1. Gommoso. Guardate il mio waffle vero, che bello. E questo è il mio waffle gommoso. Tu però sopra c'hai il burro. Io non ce l'ho. Io ho il burro sopra. Ma vabbè. Qua. Ah! Come te l'ha piazzato? Adesso ragazzi, è uguale. Sì, è uguale. Siamo pronti? Assaggio. Assaggio. Raga. Mamma mia. Cioè il mio praticamente si può piegare. Ma poi chissà di cosa. Ma è durissima sta roba. Vai, proviamo. Waffle. Mamma mia, come puzza. Raga, puzzissima. Sembra così sembra così buono, ma puzza. Amo, vai in dissenteria come ieri. Se non avete visto il video di ieri, andate a vederlo perché alla fine del video. Devi urlare a 4:20 che sono in dissenteria tutta la sera per il video di ieri. L'ho mangiata buonissimo. Cibo reale. Com'è? No? Nah. Malissimo? Di cosa sa? Non lo so. Ah, bene, non lo sa. Ho mangiato un altro pezzo. Dico, puzza? No, limone. Perfetto, passiamo al prossimo piatto. La ringrazio. Il nostro amato Tony ha tolto i piatti e sta preparando i prossimi due piatti. Che ovviamente noi non sappiamo. Voi non vedete con quale eleganza lo sta facendo, ma dietro di voi, proprio dietro di voi, esatto.
C'è lui che prepara. Sì. Queste cose che abbiamo trovato qua in Italia non le abbiamo mai trovate. Esatto. Le abbiamo detto, le abbiamo viste avanti, abbiamo detto dobbiamo farlo per forza in America. E pensate che volevo comprarle nel mio Company of Sara e non so, Amazon non c'è. No, no. Niente, zero. Non potete capire che cosa arriverà. Viva! Ah. Messier! Messier! Un applauso a Tony, raga. Commentate qui sotto, forza Tony. Forza Tony. In questo momento. Secondo piatto, ovviamente voi scrivete nei commenti. Secondo voi qual è il più bello? Cosa avreste voluto provare? Esatto. Uno gommoso, quello reale. Esatto. Andiamo avanti. Per ora io ho preso uno reale, lei uno gommoso. Vediamo. La ringrazio. Però ho visto uno scambio, quindi sì. Ti ha messo qualcosa. La ringrazio, signor Tony. Grazie. Grazie, ci siamo, ragazzi. Ci siamo. 3, 2, 1. Oh la la! Grazie Tony! Ok. A me è andata benissimo, guardate, raga. Guardate ragazzi il mio hot dog gommoso. Guardate. Raga, sarà un veramente Sì, ma devi provarli entrambi, Devo proprio fare pane e hot dog. E questo è il mio. È arrivato un po' schiacciato perché l'abbiamo ordinato, però è un hot dog vero e proprio, buonissimo. Che cioè c'è? Io volevo mangiare hot dog vero. Cioè questo era proprio buono. No, de bre. Five Guys. Ma io non posso neanche assaggiare il tuo. No, io non l'ho assaggiato. Ma aspetta, ho un'idea. Io lo assaggio mentre sento l'odore di questo. Mi sembra di mangiare l'hot dog vero. Proviamo? No, 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 dai, non vale. No, ma io non l'ho assaggiato il waffle. Va bene. Che schifo. Oddio, oddio. Non mandarlo giù, amore, vai in dissenteria. Sa di retrogusto di medicina. Lo so di... Vero? Raga, sembrano così buoni, ma veramente no, Guarda che mozzico che gli hai dato, Mamma mia. Bene, passiamo al prossimo. Cibo. Che schifo! Al prossimo, raga! Ok, siamo pronti per il terzo cibo. Ovviamente l'ho buttato giù, il hot dog gommoso io. Sì, sì, come uh-huh. no. Uh-huh. Sì, sì. Uh-huh. Che gusto aveva? Di che sapeva? Allora, se questi cibi gommosi li facessero come se fossero proprio delle caramelle, potrebbero andare pure bene, ma secondo me per crearli così fatti bene, sì. Ci mettono dentro qualcosa... No, cioè per tanta gelatina. Cioè, avete visto quando sono fatti bene, quando sono sì. belli? Infatti le caramelle, quelle piccoline, sono fatte male, cioè nel senso, sono più bruttarelle ma sono più buone. Invece questi qua sono proprio, cioè sembrano veri, reali. Sembrano delle, cioè sembrano non commestibili. In realtà sono commestibili. Esatto. Ovvio, poi stai in bagno per 10 giorni, però vabbè. Ma grazie. Ci ha portato forchetta e coltello e questa cosa... Oh cavolo, non mi piace. Mi ha lasciato di stucco, perché non so cosa possa essere. Ti ha lasciato di stucco? Mi ha lasciato di stucco questa cosa, però ho bisogno di questo. Bella, mi è piaciuta, Terzo Oddio, piatto. Paura, ragazzi, mi raccomando nei commenti scrivete che cosa vi ispirava di più, diciamo. Oddio. Eccolo qua, quale prendo io? Questo qua, la ringrazio. Un piacere. Grazie. Oddio, grazie per prima, tanto. Grazie per prima. È un vero piacere. Grazie per prima. 3, 2, 1. Oddio, qual è quello finto? Ok, ci ha messo. No! Ma ci ha messo. Ah, ma me ha messo me. No! No, aspetta, avete capito quello che è appena successo? Ha messo uno finto. Allora, questo uovo è finto, ma il bacon è reale. Vero. Che genio! Questo uovo è vero, ma il bacon è finto. È finto. Grazie, Tony, così soffriamo entrambi. Ok. Perfetto. Allora, io inizio ovviamente dall'uovo vero. 2, 1. Beh, l'uovo è uovo vero, buono. Ah, ma non stai mangiando? Ma mangia, butta giù! Oddio, ma è piccante sto uovo, Tony! Ma perché cavolo? Tony, vieni qua, vieni qua! Perché fa schifo sto uovo? Perché fa schifo sto uovo? Ti ha messo... Ti abbiamo fatto uno scherzo, ti ha messo il miele piccante! Ma lo vedi che è nero? Ma perché faceva così schifo infatti? Ho sentito lo stirlo un po'.
c'ho la gola, guardate cosa mi ha messo dentro. Olio, c'ho la gola piccante. Fiamme. Io assaggio questo. Cioè, ma questo è una tortura. A lei però non gliel'hai messo. No, beh, il mio piatto è una tortura. Vabbè, fammi provare il bacon. Che magari mi tolgo il gusto di sto piccante in bocca. Oddio, oddio. Wow. Buono questo, mo? Il mio uovo. Il mio uovo era, sapeva di banana, era buono. Cioè il tuo uovo sapeva di banana? Cioè nel senso, questo giallo sa di banana, è buono. Quello bianco... Ma sai che lo sto mangiando? Ora mi mangio questo. Bene. Lo sto mangiando? Sì. È buono. Questo è il primo cibo gommoso buono. Anch'io sto mangiando. Vabbè, ma il tuo è vero. No, puoi solo annusare. Non vale così la sfida, mo. No, va bene ragazzi, sfida superata, passiamo al prossimo cibo. Per ora il mio cibo preferito gommoso è il bacon. Allora, per ora si devo per forza scegliere. Cioè, ma raga, devo per forza scegliere, ripeto. Qual ma per forza che hai mangiato? Questo. Questo che hai appena sputato? L'ho sputato perché la parte gialla no. Però va la bene. Parte di banana è buona. Signor Tony, andiamo al prossimo cibo. Are you ready? I know you see me standing here. I love my dude, look my dear. I'm gonna go today. Yeah, if you want it, Tony. If you want it, Tony. If you want it, Tony. Yeah. Quarto cibo, grazie signor Tony. Grazie. 3, 2, 1. Questo qua, oh, mega. L'hamburger vero. Cioè, no, raga, cioè, a parte che sembra iperreale. Bello dentro. No, sembra proprio il Krabby Patty, amo. Il Krabby Patty. Cerca l'ingrediente segreto. Le patatine sono spettacolari. Mamma mia. Allora, le patatine qua però ho scritto i gusti. Vedi, ci sono scritti. Ah. Limone, arancia e banana, perfetto, quelli che non mi piacciono a me. Amore, sai cosa non abbiamo fatto in tutto questo video? Buon appetito, amore. Buon appetito, amore. Perché per me adesso è veramente un buon appetito. A vostro, ragazzi. Te la farà pagare, senza vedere. Allora, prendiamo una patatosa. Assaggiamola. Che buono questo hamburger. Una caramella normale. Questo è caramella, buone. Vero? Buono. Questo sì. Patatine. Ketchup. Questi fili sono ketchup. Veramente? Cos'è? Beh, queste sono più caramelle, secondo me, le patatine. Vero? Patatine buone. Non è male. L'hamburger. Adesso, l'hamburger. L'hamburger sembra una cosa finta. Mamma cioè, mia. Cioè, non sembra assolutamente commestibile. No, ma proprio non ti va di mangiarlo, capito? No, cioè io questo qua lo metterei tipo come ornamento per la casa. Cioè, ma poi allora, muffisce. Guardate, cioè voi questo qua lo mangereste? No, lo mettereste lì vicino non al tuo. Non vedo che ha le mani unte di quello questo. Vabbè, vado. Mamma. Vai. Oddio, che morsone. Oddio. Non riesci? Oddio, mo si stacca i denti. Non riesco. Però un pezzo alla volta? Chissà se l'insalata sta davvero di insalata. Arancio. Gusto, sto dicendo i gusti, arancio. Ah. Mela. Questa verde è mela, è buona questa verde, Buona. Questa verde è buona. Ancora hamburger. Fragola. Hamburger è buona, Hamburger e fragola. Banana. Cosa giallo, formaggio e banana. Non male, direi. Ti è piaciuto? Sì, non male. Andiamo al prossimo cibo. Vabbè, non è andata male stavolta, A metà. Ma mentre trova. Ma mo mangio, mo stop il video e mo mangio. Ci vediamo dopo per il quinto. Ciao. Ma perché allarghi gli occhi? Vai così, fai tipo un prototipo, non si sa. Sono prototipo. Ma poi ti entra dentro la gola sta roba. Cioè. Fai fare a me. Lo mangio. Vabbè. Stiamo per il quinto. Stiamo per il quinto. No! No! Raga! L'hamburger. Ma secondo me se le mangiate perché sono tagliate, non te ne sei accorto? Ne aveva messo nell'hamburger così finti. Non te ne sei accorto,
vedi che sono tagliati? Di solito questo è tutto intero. Grazie, Tony. Grande. Grazie. Tony, grande. Tu contro di me. Abbiamo fatto qualcosa, non lo so. Madonna, raga, se gli capita il cetriolo, mamma mia. Io i cetrioli non li cioè tipo dal McDonald's tolgo sempre il cetriolo. Quanto è buono. Io no, raga, no, io sono team sempre. Cetriolo, buonissimo. Io no team cetriolo. Siete team cetriolo o no team cetriolo? Ogni volta mi fa, ma non lo butti? No, lo butto sempre cetriolo. Ma è la cosa più buona, è che ti dà... Ma insomma ti sta bene sta bandana. Grazie. Pensavo entrasse dentro questa testa grande. Andiamo, andiamo in bacio. È bellissimo. Grazie. Andiamo con il quinto cibo, credo, sì. Andiamo con il quinto cibo. Vogliamo il quinto cibo. Vogliamo il quinto cibo. Eccolo. Eccolo. Io wow, questo. Grazie. 3, 2, 1. Ti adoro, Tony. Io ti adoro. Raga. Cioè, ma guardate cosa devo mangiare. La pizza gommosa, raga. La pizza gommosa. La mia pizza vera. E niente, amore. Assaggio. Almeno mi puoi dare un forchetto. Un forchetto. Un forchetto. Una forchetta e un coltello che tagliano molto bene, così mi taglio la mia pizza gommosa. Ok, grazie. Io ho la pizza peperoni. Lei si mangia la pizza, che non penso sia così buona, sta pizza peperoni. Però, buon appetito. Ma sembra reale. Infatti. Oddio, sto tagliando anche il piatto. La mia non è buona, però penso che sia molto meglio di questa. Oddio, raga, ma è fatta col marmo. Ma sei riuscito veramente a tagliarla? Raga, è durissima. Eh sì, sto tagliando la mia fetta di pizza, cioè devo la mangiare. Tua fetta di pizza peperoni. La mia fetta di pizza peperoni. Ma poi questa cosa gialla cos'è? Ananas, cos'è? Sì, pizza. Ananas. Questa è pizza peperoni, ananas e piselli. Mio amore. No, deve essere perfetto il trancio. No. Ok. Ok. Cioè, ma guarda che porcheria. Ho tagliato la mia fetta di pizza. Fetta di pizza gommosa. Questa non la vedo molto bene. Anche la mia è tanto buona. Però. Beh, perché la tua, amore, l'abbiamo presa dal surgelatore del supermercato. Già la pizza con peperoni. Il più surgelata, cioè. Pizza, peperoni. Oh, ma questa cosa gialla cos'è? Ananas e piselli. Gommosa. Masti chiusi sento proprio cioè, nel senso ho capito che è gommosa, ma mi fai gustare la mia pizza gommosa? Sì, ma tu ingoi proprio, cioè ce la fai? Mi piace, secondo me, raga, mi ricordo una medicina che mi dava da bambino mia mamma. Vabbè. Andiamo al prossimo cibo. Per me è un no. Ok, ragazzi, mancano pochi cibi. Cioè, manca ancora qualcuno. Manca ancora qualcuno? Cosa manca? Non lo diciamo, perché sennò... Ok, allora loro non sanno cosa abbiamo preso. Ah, è vero! Ullalla, questo è il valzer di mattino. Ullalla, questo è il valzer di mamma. 44 gatti, fila per 6, con il resto di mamma. Unirono con mamma in fila per 6 con il resto di papo. Yubi. Zubidubidu. Maracaibo. Mamo forza 9. Che mamo forza 9? Andare sì, ma dove? Zazam. Sento un qualcuno arrivare. Sento un buon odorino arrivare. Sì? Capiterà a Sara. O a Vale il cibo gommoso? Boh. A chi secondo capiterà? Voi secondo adesso, voi? Adesso sì, prima che arriva. Prima che arriva, aspetta. Cibo vai. Gommoso arriverà a Sara o a Vale? Ora commenta. Adesso, ora, adesso, ora. Adesso. Quale prendo? Quello che vuoi. Scegli. Dai, non mi mettere questa roba. Ok. Ok, grazie. Perché? 3. No, togli. 2. 1. Ma sono uguali! No, le amix. Li ha mixati. No, ma che genio, guardate. No, vabbè, raga. Un po' di cetriolo gommoso e un po' di cetriolo vero. Gommoso e vero. No, vabbè. Ma questo è un piatto da chef stellato. Ragazzi, ma guardate che piatto che manco. Madonna, Bruno Barbieri va in pensione. Madonna. Abbiamo Tony Barbieri. Siamo pari adesso.
non mi piacciono entrambi, tu l'hai capito che il cetriolo a me non piace. Devi mangiare tutto questo. Ma chi l'ha detto? Non abbiamo mai mangiato niente tutto, assaggiamo e basta. Vai, dai. Io provo da quello gommoso. Per quanto non mi piace questo, inizio da quello gommoso. Che sa di cetriolo vero, però. Ti faccio... Perché se è unito all'altro sa di cetriolo vero. Vai. No, vabbè, mela. Questo è mela. Questo non è male. Questo cetriolo gommoso sa di mela. Non è male. Ok. Non è male. Quello vero? Buono. Buono. Mi piace. Mamma mia. Buonissimo. A me piace. Perché? Ma è buono. Ma che sei di? È come il McBurger. Andiamo al prossimo cibo. Buono. Mi piace il cetriolo. Non mi piace, anzi io me lo mangiavo così. Ok ragazzi, siamo arrivati verso la fine dei nostri cibi e dopo aver mangiato, diciamo, il pranzo, la cena, le verdure, abbiamo provato un po' tutto quello che si può mangiare. Per i ghiaccioli adesso, ragazzi. Speriamo. Ghiaccioli reali e ghiaccioli gommosi. Dirò le cose dette mai. Amore, ho pensato molto in questo periodo. Mi vuoi lasciare? No, alle Winx. Che vuol dire? Ho capito che io sono innamorato di Bloom. Dai, amo, smetti. L'amo follemente Bloom, la sogno la notte. Dio santo. L'amo Bloom. Perché lo sa che io non sopporto Bloom e amo Stella. Lo fa apposta. E mi dà fastidio. Certo, perché abbiamo 8 anni e parliamo delle Winx. Prego, sta arrivando il signor Tony. Vai. Prego. Prego, ma guardi che eleganza, signor Tony, ma è stato veramente gentilissimo. Io direi che questa è una sfida proprio. Va bene, grazie. Ghiaccioli, grazie. Grazie Tony. Quindi, ghiacciolo vero, bisghiacciolo gommoso. Vinto. Ah, ok, anche questo è buono, giusto. Direttamente nella. Giusto, giusto. Fallo giusto. Vedere, fai vedere quello gommoso. Guardate, ragazzi. Quello gommoso. Bello. E poi c'è quello reale che si chiama Snipple. Snipple. Eccolo qua, l'altro gommoso. Ma io sento che questi ghiaccioli sono un po' scioltini. No, vabbè. Forse amore dovevamo metterli subito. Dentro al. Oddio, no, no, no! No, sul piatto mio! Vai sul tuo! Ma che è successo? Ma che gli è capitato? Come ci assomigliava, Cosa gli è capitato a questo ghiacciolo? Ok, queste, il tuo è queste più carino. Sono simili, dai, queste sono simili. No, dai. Il mio no. Vabbè, assaggio il mio gommoso. Chissà di cosa sa. Ecco, beh, se i ghiaccioli reali fossero stati più... Ghiaccioli? Ghiaccioli erano buoni, cioè nel senso... Che gusto era? Frutti di bosco. No, erano buoni, buoni. E ora questo qua. Oddio, mo sto i denti partire, te lo giuro. Non ho capito, scusate, mettete i sottotitoli. C'è un po' di confusione. Mo, senti se è duro. Wow! È durissimo sto coso. Agugaga. Agugaga. Significa credo vado di là. Bene ragazzi, siamo arrivati al gran finale. Final. Spieghiamo perché è il gran finale. Perché praticamente quando noi abbiamo comprato tutti gli ingredienti reali, non abbiamo trovato una cosa. Una cosa no. Perché non è tempo, non è periodo. In realtà non è periodo, quindi cioè anche se lo prendi, nel sì, senso, però c'era gommoso e quindi volevamo farvelo vedere gommoso, esatto. Che è molto bello e molto scenico. Esatto, è scenico ma fa schifo comunque. È grande. È grande. È veramente grande. Questo devo dire che è un tocco proprio. Sì, sì. Oddio. Che sta succedendo? Non lo so. Oddio. Non lo so. Signori e signori, il leggendate ma Space Femiliani, l'ultimo piatto! Vai, questo sono contenta perché una di queste cose mi piace. Eccolo qua, grazie Tony! Che bel impiattamento ragazzi, sono anguria bellissimo. E pietre. Anguria e pietre, che avete proprio capito bene. Anguria e pietre. Allora, vi spiego, guardate, questo e questo... Sono due sassi, questo non è commestibile, ma questo sì. E guardate un po' quante sono fatte bene.
assurdo. E anche ci sono anche lì. Sembrano di delle vere, diversi, cioè delle pietre, cioè, davvero reali. Quindi facciamoci un assaggio di pietra. Di pietra reale. Di pietra, cioè, di pietra reale, sì. Facciamoci un assaggio di pietra reale. Spacchiamoci i denti. Dai, dai, torniamo a casa da Martino. Finta denti con la nicchia. Vai, alla sua. Questo è proprio sbagliato. Questi sono buonissimi. Allora, questi sono pietra al cioccolato. No, ma sono buonissime queste. E il cioccolato dentro è buono. Sai cos'è? Raga, ve lo faccio capire subito. Guardate, fai vedere il cioccolato. Sapete che gusto hanno? Uguale, consistenza, uguale. Indovina un po'? Raga, ai confetti. Cioè, stessa roba con il confetto, guarda. Brava, esatto. Bene, ragazzi, ora è arrivato però il momento di... Vieni qua! Sì, facciamo assaggiare a Tony una pietra! Vai, Tony! Un applauso a Tony. Grazie mille per il lavoro svolto quest'oggi. E a lei... Ti ho dato a me quella nuova. No. Il dente gli parte? È buona, Tony. Buonissima, è cioccolato. Guarda. Questa è buona. Pezzo di anguria, per no, caso. Grazie. Grazie. Ah, io taglio ancora un po' qua l'anguria e... No, raga. Questo è cioccolato vero, cioè, è confetto. Buonissimo. Amore, no. Che? No, lo dobbiamo mozzicare insieme. Sto dividendo sta anguria. Perché dividi? Nella vita non ci dividiamo niente. Ah, ok. E allora, ragazzi, noi ci mangiamo la nostra anguria. Questa anguria, ma non coprirlo, fagli vedere quello che hai fatto. Non mi piace il gusto anguria. No, gusto proprio anguria. È il primo cibo, esatto, gommoso che sa del cibo del reale. Del cibo stesso, esatto. Perché però buono, però bella roba. Sa di anguria. Poi sisassio. Sisassi sono... Perfetto, ragazzi, questo video cibo reale, cibo gommoso finisce qua. E fateci sapere se vi piacciono queste challenge. Sì, questi tipi di video qua. Però challenge strane, perché magari noi non siamo basilari. Consigliatecele qua sotto nei commenti. Quale challenge vorreste vedere? Esatto, della Space farla. Family. Cioè, per noi, proprio per noi. Esatto. E adesso vi salutiamo, ma nel nostro modo. È vero, scusate, sono ragazzi. Stato troppo tempo seduto, no, ma è troppo tutto perfetto. Basta. Facciamo vedere un po' la tozzeria. Ecco, questo era dietro le quinte. Questo era quello che ci stava tenendo la videocamera. E là c'è Tony! Tony, numero uno, ragazzi. Noi vi salutiamo da questa casetta. Non ci vedrete più qua in America perché partiamo domani. Però torniamo da Mamo. Torniamo da Martino finalmente, non vediamo l'ora. Esatto. E ringraziamo ancora Tony per averci ospitato e sopportato per tutti questi 10 giorni. Ci ha sopportato, raga. Ricordatevi di andare a vedere tutti i video che abbiamo fatto qua in America, ve li metto comunque in scheda, andateveli a vedere. Soprattutto perché abbiamo incontrato anche Les Gold. Siamo andati a Detroit, abbiamo fatto un sacco di cose in questi giorni, quindi vi ringraziamo, mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video della Space Family. In descrizione ci sono le date, ragazzi, le nuove date. È vero, ci incontriamo. 23 aprile e 7 maggio. 7 maggio Fiat Milandia, 23 aprile i Marsi, centro commerciale Avezzano. Comunque in descrizione ci sono le date. Ciao! Torniamo a casa.